Filippo sta passando un periodo un po' così, c'è stato degli episodi di depressione, anche di stress in famiglia e niente, praticamente dopo una discussione lui diciamo è scappato, ma io vorrei dire a mio figlio solamente che noi li vogliamo bene e che tutto si può risolvere e che in qualche modo si faccia vedere, che torni a casa perché così potremo affrontare qualsiasi cosa e risolvere tutto. Questo l'appello della madre di Filippo Maio, 21enne cortonese scomparso da casa lo scorso 2 maggio. Del giovane, infatti, si sono perse le tracce da ormai 12 giorni. I genitori non sanno dove possa trovarsi o cosa possa essergli accaduto. Una scomparsa che ieri sera è finita sugli schermi Rai. È stata infatti la trasmissione Chi l'ha visto a raccogliere l'appello della madre. Lui comunque frequentava Arezzo, per cui la zona sua era spesso anche quella di Arezzo. Lui a Cortona ci abitava, per cui, però potrebbe essere andato anche a Perugia, potrebbe essere andato, preso il treno, andato verso Roma, verso Firenze. Ci sono state in precedenza tracce di lui anche a Empoli, per esempio. Al momento della scomparsa, Filippo indossava una felpa nera con cappuccio e un paio di pantaloni verdi militari. È alto 1,70 m, ha gli occhi scuri e i capelli castani. Filippo, per piacere, se mi senti, torna a casa. Noi ti amiamo, ti vogliamo bene e niente.